Oh no, non mi è mai capitata una situazione del genere. Ed ora come faccio? È il primo paziente che non riesco a curare. Ehi, Dotty! Oh, Jacko, stai male? Beh, in realtà ho un po' di mal di gola, ma niente di grave. Beh, ecco, visto che sei qui, perché non mi aiuti con un paziente? Io? Ma non so se sono in grado. C'è qualcun altro in sala d'attesa? Beh sì, ci sono Splash e Bing. Aspetta, te li chiamo, Dotty. Oh, Dotty, cosa c'è? Non dirmi che sei chiusa, io avrei bisogno di qualcosa per la tosse. Oh no, ragazzi, vi darò tutte le medicine necessarie, ma qui fuori c'è un paziente che ha davvero bisogno del nostro aiuto. Io non riesco ad aiutarlo e sta molto male, poverino. Oh, Dotty, come possiamo aiutarti? Già, dici cosa dobbiamo fare e lo faremo. Beh, guardate, venite. Dotty, ma questa è una mano? Oh, non sono più tanto sicuro di poterti aiutare, Dotty. Su, Bing, forza! Ce la faremo tutti assieme. Ma Dotty, questo è un occhio? Oh, e quella è un'altra mano? Oh no! No! Questo sarà mica un cervello! Dotty, ma che paziente hai? Beh, è lì, guarda, basta che guardi più in alto, Splash! Dotty, questo è uno zombie! Ragazzi, aiutatemi a spostarlo qui, davanti alla clinica, per favore! Subito, Dotty! Anche se fa una certa impressione! Scusate, sono un po' pietrificato! Sì, ma Dotty, ora cosa si fa? Insomma, non è preso molto bene! Cioè, io non voglio offenderlo, però ha due denti! Insomma, gli mancano gli occhi, non ha neanche più il cervello, Dotty! Che cosa possiamo fare? Bisogna ricomporlo! Forza, aiutatemi! Aiutatemi in questa challenge! Beh, a me fa paura, ma fa anche un po' pena. Quindi certo, ti aiuterò! Oh, grazie, evviva! Sapevo di poter contare su di voi! Guardate, inizio io perché ho scoperto una cosa, vi faccio vedere. Allora, bisogna girare lo zombie. E poi si deve far partire il timer. Faccio andare il timer, eh? State molto attenti. E via! Allora, il cervello. Lo metto qui. Poi il cranio per coprire il cervello. E così, perfetto! Poi, e la sua mandibola. Dovrebbe stare... Dovrebbe stare qui. Schiacciamo un po', ok? E poi gli occhi... Uno, dobbiamo schiacciarlo però, ecco fatto. E poi l'altro occhio. Ok, schiacciato. Poi, oh no, questo braccio, spero che vada qui. Ho perso tutto, la mandibola. Ecco, avete visto? Non ci riesco, però questo è il funzionamento. Dotty, gli è caduto tutto, mandibola, occhi. Il cervello però gli è rimasto. Oh già, è vero, il cervello gli è rimasto. Ma bisogna toglierlo perché dovete riprovarci voi. Ecco qui. Dotty, hai appena fatto qualcosa di disgustoso. Comunque ci proverò io. Oh, grazie Splash. Io ci ho provato e riprovato tantissime volte, ma proprio non riesco. Non so proprio cosa fare, poveretto. Beh, Dotty, allora io lo giro come hai fatto tu. Ok, ed ora aziono il timer. Cervello. Oh, ok. Poi chiudiamo il cranio. Perfetto. Poi braccio, ma devo girarlo o non ci arrivo. Oh, ok. Poi altro braccio. Ed è questo. Sì. Ok, mettiamolo qui. Poi penso che abbia questo sulla cintura. Sì, poi questo bottone. Oh, ho perso il braccio. Rimettiamoglielo. Ecco fatto, poi gli occhi. Allora, gli occhi, beh, ne prendo due alla volta. Ecco qui. Oh no, Dotty, ti sei fatta male? No, ma vi ho detto che è un paziente problematico, bisogna rialzarlo. Oh, poveretto, non riusciremo mai a mettergli tutti i pezzi. Temo di no. Proviamoci comunque, non arrendiamoci, su. Vado a recuperare i pezzi, insomma, i suoi occhi, le braccia. Ecco qui. Oh, ce n'è uno anche qui, dentro la clinica. Ecco qua. Oh,
e lì c'è il cervello. Ecco fatto. Ragazzi, chi ci vuole provare? Jacko, vuoi provarci tu? Va bene, Bing, ci proverò io. Anche se non sono sicuro della riuscita di questa challenge. Oh, poverino, Jacko, metticela tutta. Dobbiamo ricomporlo. Già, assolutamente, questo zombie dovrà essere ricomposto. Dai, sono sicura che ce la faremo. Basta un po' di allenamento e incoraggiamento. Forza, Jacko, metticela tutta. Ok, ma è davvero gigantesco. Comunque, forza, io lo giro. Sono pronto. Via, cervello. Non riesco a trovare la direzione, la vedo male. Poi, cranio. Poi, occhi. Oh, ho perso tutto. Non penso di essere molto bravo. Allora, occhi. Poi, braccia, questo qui. E mandibola. Schiacciamo per bene, ma non sta. Poi, braccio. Poi questo qui, non so cosa sia, un corvo? Oh, scusate, gli ho tolto un braccio. Penso proprio che rimarrà così. Oh no, Bing, provaci tu per favore. Ok, va bene, ce la metterò tutta. Forza, Bing, sono sicuro che ce la puoi fare. Voglio prepararmi i pezzi già in ordine, quindi voglio mettere il braccio qui, l'altro braccio. Poi spostiamo questo vermicello e spostiamo anche questi. Il cervello dov'è? Ah, è lì sopra. Eccolo qui. Cervello, cranio, i due occhi, mettiamoli qui sotto. Poi la mandibola, eccola qui. All'interno andrà il verme, quindi lo metto lì. Questa spilla da balia andrà sul braccio. Quindi me la preparo qui. Questo corvo andrà sull'altro braccio. Quindi me lo preparo qui. Poi c'è la cintura. Lo metto qui. C'è quest'anello. L'anello andrà su questo braccio. E poi c'è il bottone. Il bottone lo metto qui vicino. Ed ora sono pronto. Oh Bing, forse la tua è la tattica vincente. Speriamo tanto. Mi basta girarlo, anche se è un po' pesante. Ok, ed ora sono pronto. Braccio. Braccio. Cervello. Cranio. E poi questo corvo. Poi mandibola. Oh, è caduto tutto. Oh, ma non sta molto in piedi. Ok, rimettiamo il braccio. Ma non è facile. Allora io ce la metto tutta, ma non stanno questi pezzi. Allora questo, poi questi e vermetto, mettiamoglielo in bocca. Ok, poi cintura. Ragazzi, pensavo che la mia tattica fosse infallibile, mi sbagliavo. Beh, Bing, se non altro gli è rimasto il cervello, il cranio, poi vediamo. Oh, muovendolo ho fatto cadere tutto. Mi spiace. Ma e cosa facciamo? Lo lasciamo così? Ma mi è venuta un'idea. Ricomponiamolo senza azionare il timer. Insomma, dai, rimettiamo a posto i suoi pezzi. Oh, e va bene, Bing, quindi è un gioco di squadra? Sì! Oh, evviva, tutti assieme ce la faremo. Questo zombie verrà ricomposto. Benissimo, allora tiriamolo su. Ecco qui. Ah! Ed ora, braccio. E questo va qui. Altro braccio ed è lì in fondo. Eccolo qua. E mettiamolo qui. Perfetto. Allora, io prendo il cervello. Eccolo qui. E glielo metto qui. Ok, io il cranio. Eccolo qui. E mettiamoglielo. Ok, così è dritto. Schiacciamo per bene e non dovrebbero esserci problemi. Mettiamo gli occhi, forza! Oh, ecco qui un occhio. Dove scappi? Oh, e l'altro è lì. Eccolo qua, già che ci sono vi passo la mandibola. Allora, primo occhio, mettiamolo qui. E secondo occhio. Perfetto. Ora, la spilla da balia. Eccola qui. E gliela metto qui. Oh, ho staccato il braccio. Ci risiamo. Rimettiamoglielo, ecco.
Allora, vediamo un po'. Beh, la mandibola, poveretto! Ah, che brutti denti! Ecco qua! Fa fatica, a incastrarsi. Ecco fatta. Questa, insomma, la piastra della cintura, non so come si chiami. E va qui. Oh, si stacca sempre il braccio. Ok, io metto l'anello. Eccolo qui. Mettiamoglielo qui. Perfetto. Molto carino. Beh, guardate, qui c'è questo bottone. E glielo metto qui. Oh, manca il verme, eccolo qui. Il vermicello in bocca. Va qui, qui ha proprio un buco dove va incastrato. E per finire il corvo. Eccolo. Fantastico, l'abbiamo ricomposto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, finalmente. Grazie. Oh, non muoverti troppo, rischierai di cadere in mille pezzi di nuovo. Stai fermo. Volevo ringraziarvi. Guardate lì dietro, ho scavato delle buche. È il mio sport preferito, scavare buche nei prati. E ho trovato delle ball, prendetele, sono tre. Cosa? Tre buche con tre ball? Che bello! Sono lì, vado a prenderle immediatamente. Beh, grazie, caro zombie. Oh, figuratevi, trovo tante cose scavando nei prati. Beh, apprezziamo tanto il tuo gesto, grazie mille. Ecco qui, le ho trovate! Queste? Posso aprirne una io? Ma certo, Dottie, per me puoi aprirle anche tutte. Sì, Dottie, in fondo siamo nella tua clinica, aprile tutte tu. Anche secondo me, Dottie, aprile tu. Beh, vi ringrazio. Che cosa sono? C'è scritto Fashion Friends. Oh, stacchiamo gli adesivi così riusciremo ad aprirla. È un po' dura. Quante cose ci sono dentro questa ball? Oh beh, caro zombie, scavando nei giardini, hai trovato le chiavi? Non le avrei mica prese da qualche casa. Qualcuno ora si ritroverà senza chiavi. Beh, vediamo che cosa c'è. Allora, una borsetta molto carina. Poi, un'altra borsa. Che bella! Ma queste chiavi mi incuriosiscono tantissimo. Insomma, zombie! Dove le hai trovate? Questa è molto bella e c'è scritto non smettere di sognare. Questa è più piccolina, però non c'è scritto nulla. Questa è molto strana e non c'è scritto nulla. E questa è molto bella. E cosa c'è scritto? Ho un segreto. Che belle queste chiavi. Lo zombie è molto strano. Io non mi fido. Beh, in effetti è uno zombie. Faremo proprio bene a non fidarci. Apriamo questa. Cambia il colore della ball. Chissà se l'interno è uguale. No, sono diverse. Questa volta la borsa è fatta diversamente. Poi questa qui, che bella. Abbiamo altre chiavi. Questa con il gufo. Ma la scritta se n'è andata. Ci sarebbe scritto segui il tuo sogno, ma la scritta se n'è andata. Peccato. No, anche qui la scritta si è rovinata. Ci sarebbe stato scritto best friend. Oh, che bella. E queste più piccoline. Love e kiss me. Sono stupende queste. Poi abbiamo l'ultima. Vediamo un po'. Allora, apriamo. Oh, com'è dura. Non so se ce la faccio ad aprirla. Oh, sì, ce l'ho fatta. Allora, c'è questa borsetta. Poi, un'altra borsetta grande viola. E le chiavi. Oh, che belle. Bellissime. Questa, ok, come quella di prima, un segreto. E questa, TVB. E poi, queste più piccole. Molto carine. Ma ascoltate, bisogna ridare le chiavi ai legittimi proprietari. Vado a portargliele io, gliele riporto tutte, anche le borsette. No, no, meglio di no, caro zombie, ci pensiamo noi, vero? Giustissimo, Dottie, tu rimani qui, stai buono buono e cerca di non romperti. Ragazzi, è stato però molto divertente, giusto? Sì, devo ammetterlo, è stato divertente. Anche per me.
E allora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!